La Movida rappresenta un'opportunità ma anche un problema, da sempre. Io ricordo 20 anni fa nei comitati di Piazza Gesù, San Domenico, si lamentavano di tamburi e cose. È però una grande opportunità che si è arricchita, si è caratterizzata anche da un'evoluzione dei costumi dei giovani, perché dalle riprese televisive vedete ogni giovane ha un calice o ha una bottiglia di birra, e quello è uno dei calici e una delle bottiglie di birra che loro berranno nella notte. È un'evoluzione così, diciamo, dei costumi dei giovani, e dobbiamo prendere atto. Certo, può essere compressa questa libertà di fruire degli spazi, deve essere disciplinata, perché dobbiamo trovare un punto di equilibrio. Molti dei casi di conflitto, di aggressioni anche violente, è un po' il frutto di una poca lucidità da parte dei giovani, che a una certa ora, verso le 3 alle 4, sono sotto i fumi dell'alcol e della droga, e sicuramente non sono lucidi per cosa. Da questo punto di vista noi vogliamo mutuare il modello che abbiamo utilizzato sui baretti, per cui estenderemo il modello delle pattuglie miste anche su Piazza del Gesù e Piazza Bellini, mentre la Polizia Municipale dedicherà particolare attenzione a Vianello Falcone, dove è essenzialmente un problema di compressione di parcheggi in seconda e terza fila, e comprime nettamente le cose. Già la presenza della Polizia Municipale sicuramente ridimensionerà questa casa. Sicuramente non si potrà vietare ai giovani di aggregarsi, però con delle regole: non utilizzare il vetro da una certa ora in poi e l'uso dell'alcol, e soprattutto l'ordinanza dà quella visione, quella dimensione sanzionatoria che è necessaria in ogni legge. Ci sono le leggi, ci sono delle prescrizioni edittali, c'è una sanzione. Ogni legge, per essere efficace, ha bisogno anche di una componente sanzionatoria. Il decreto Minniti offre delle possibilità in questo senso quando si parla di sicurezza urbana. È specifico il decreto Minniti proprio quando ci sono dei comportamenti generalizzati che comprimono la quiete e la serenità pubblica, per cui il decreto Minniti ha voluto attenzionare questo, che è un aspetto, e dare degli strumenti. Devo dire, in questo comitato si è trovata l'intesa. I nostri uomini, i nostri dell'Arma dei Carabinieri insieme alle pattuglie miste, ma la Guardia di Finanza, che eserciterà funzioni di verifica nell'ambito della loro specialità e collaborerà con le forze a competenza generale, avremo la possibilità anche di applicare come questore l'articolo 100 per la sospensione delle attività commerciali che non rispettino o che abbiano dimostrato di violare l'ordinanza in più occasioni. Per cui c'è veramente una volete dare efficacia a quello che finora era un patto tra gentiluomini, ma trovare la quadratura del cerchio non è sempre possibile. Noi ci auguriamo che sarà sempre meno l'attività sanzionatoria e sempre di più la presa di coscienza e la consapevolezza. Nel frattempo dobbiamo guardare ad oggi. E dare una disciplina, diciamo, dare una a tutta disciplina, la situazione. Per cui saranno potenziati i servizi in alcune aree, ci avvaliamo della collaborazione dei militari in forma di supporto e sostegno. Capite bene, per avere una visione concreta delle cose, mandare una semplice pattuglia con due uomini in un contesto dove si registra un flusso massiccio di giovani è poco produttivo. Mandare due carabinieri, due poliziotti unitamente a tre o quattro militari, questo crea un gruppo visibile, ha una funzione anche deterrente, e sicuramente c'è una reciproca autotutela per la sicurezza. Fermo restante che nel momento in cui si avverte qualche criticità ci saranno le pattuglie che già sono sul territorio a dare manforte. Questa è la visione, per cominciare a dare dei segnali, piccoli, grandi segnali concreti di presenza e di attivismo. Però i nostri uomini, quando
quando perlustreranno queste aree potranno verificare se gli esercenti pubblici rispettino le regole, applicare le sanzioni e se c'è una plurima o reiterata violazione delle sanzioni, questo lo può applicare l'articolo 100.